È il momento che può decidere il campionato di Serie D provinciale di Latina. Nuova Florida e Eagles Aprilia si contendono questa importante sfida con la formazione di Aprilia, che guida il comando del girone con 6 punti di vantaggio rispetto all'inseguitrice in Nuova Florida. Già si sono affrontate nella stagione nel match di andata. Dopo la Nuova Florida a battere questo calcio d'inizio con Capitan De Celis, vicino a sé Biondoli, il più arretrato, ci parte Babucci, semaforo verde da parte dell'arbitro e subito il confronto che parte con la Nuova Florida. Babucci lo recupera per Di Mascio, prova adesso De Celis, ancora all'indietro per Friuli, non ci sono soluzioni per l'Eagles Aprilia, comunque prova con De Celis, gol di Christian Vicinu, 20 le partite, è sempre andato a segno. Vicino libera per Friuli, poi si arroba, si è steso il gol del raddoppio di Capitan Marco Friuli. Pignatiello si accentra, se ne va verso Friuli e ci prova anche Pignatiello. Friuli capisce tutto, allontana subito il capovolgimento di fronte, ci prova l'Eagles adesso a rovesciare il pallone, soprattutto l'azione, prova il diagonale, brividi per la Nuova Florida. De Celis si sposta all'indietro per recuperare qualche pallone, prova a girare la volée di fermo e poi c'è il fischio. Vicino scambia con Pignatiello, la palla messa in mezzo, smanaccia Bragaloni, recupera velocemente poi Biondolillo, ancora vicino per l'Eagles Aprilia che apre per Marco Friuli, il piattone Biondolillo, Di Mascio apre di prima intenzione verso Vitulano, poi la possibilità per Pignatiello, si trascina il pallone fuori, Biondolillo, Carioti, Biondolillo prova la puntata, Vecinu, parte la rincorsa di Vecinu, la traversa, Vecinu gliela strappa, gliela soffia, scivola a terra Pignatiello, non c'è fallo, Sacchetti gira con il mancino, De Celis, possibilità per Di Mascio, palla che non produce frutti, strattonato Pintilie, parte la rincorsa, il tiro parato da Bragaloni che poi si trascina fuori il pallone. De Celis si avvita, poi va addirittura a calciare da terra, non si può giocare, fa osservare Capitan De Celis, poi Savioli corretto anche con il tiro, intanto c'è stato il tiro da parte di Babucci. Simulo di Napoli, va Vecinu e c'è il terzo gol dell'Eagles Aprilia, si è fatto soffiare il pallone, prendere il pallone Friuli, Vecinu, Friuli stretto tra due, poi palla che arriva a Pignatiello, il quarto gol dell'Eagles Aprilia, è veramente una perla. Eagles 4 Nuova Florida 0. Savioli e dal fischio per la ripresa, ci prova Vecinu sotto la traversa ed è 5-0 Eagles Aprilia, esecuzione magistrale per la tripletta personale di Christian Vecinu. Chiama Abate per andare a prendere il pallone, si apre uno spiraglio per Friuli, 6-0 Marco Friuli, doppietta anche per lui, con tanta carica, tanto orgoglio, tanto carattere. Di Mascio prova il diagonale di Di Mascio, c'è Masullo che gli dice di no e c'è il gol di Sacchetti, palla in rete, si pensava di non spedirlo in campo subito, invece poi Iannaccone gliel'ha chiesto. Sacchetti, lo scambio con Cittarelli, il palo di Sacchetti. Vitulano, Di Mascio va giù, De Celis, calcio di rigore per De Celis per la Nuova Florida, parte De Celis e c'è il gol di De Celis. Sacchetti contro Margari, parte il fischio ma c'è anche Sacchetti a partire, prima Margari
che tocca e poi il palo di Napoli è ben posizionato, la distanza corretta. Abate, lo spiraglio per Vecino, il gol di Vecino. Veemente plateale soprattutto. Ancora Cittarelli, Bucci, Riolfo prova dalla distanza, pallone sopra la traversa. Babusci con il mancino, Di Napoli si avvita, Carioti non va a chiudere. Masullo a Bucci, Cittarelli, Screpante, Bucci, Riolfo se ne va da a Screpante, poi prova a calciare, gli si oppone Margari. Carioti, Masullo vola a negargli la gioia e arriva il triplice fischio finale. L'Eagles può festeggiare con questo 8-1, conquista con due giornate di anticipo la vittoria del campionato.